Hey, I'm on a 2-week holiday. Okay, nice. Do you want to play? No. Hey, I'm kidding. Because everybody else has gone away suddenly. What? It's rather strange, but I gotta say, I kinda like the change. Ooh. My entire neighborhood's a violent fire rage. Nice. Crashing your mainframe, I hope you made a backup. Can't even keep a straight face. You make me crack up. Avrete già sentito parlare di Fortnite, è il videogioco più popolare del momento. In pochi mesi ha raggiunto i 200 milioni di utenti registrati e ogni giorno può contare su circa 30 milioni di giocatori attivi. Un successo tale da aver sdoganato anche tra chi non l'ha mai provato, alcuni movimenti e balletti dei suoi personaggi. Io ci gioco, e tu Elena? Certo che sì! Ma i nostri genitori ne sapranno qualcosa? Cosa ci sta alla base di questo successo planetario? E quali sono i problemi e i rischi che questo fenomeno di dimensioni così imponenti e globali porta con sé? Lo abbiamo chiesto in queste interviste doppie ai nostri amici e, sorpresa, a una mamma che gioca a Fortnite con i suoi figli. But I'm sorry, no reclining by the fireplace. Every life is only priced at what the fire pays. We are responsible for our survival. Come ti chiami? Davide. Andrea. Quanti anni hai? 13. 11. Cosa fai nella vita? Vado a scuola e studio e gioco a Fortnite. Anch'io studio, vado a scuola e gioco a Fortnite. Qual è il videogioco del momento? Secondo me il videogioco del momento è Fortnite. Va di moda molto il videogioco Fortnite. Il secondo gioco più bello? Secondo me è Brawl Stars. Anche per me, sì, Brawl Stars. Che tipo di videogioco è Fortnite? È una battle royale dove 100 giocatori combattono per arrivare primi e usando delle armi che trovi durante il gioco e uccidendo le persone. È una battaglia tra i giocatori e bisogna arrivare primi facendo più uccisioni con le armi e le cure. Cosa devi fare per superare un livello? Per superare un livello c'è il livello del pass battaglia e dove tu devi fare delle missioni per andare avanti col pass battaglia per sbloccare nuovi personaggi, nuovi stili per le armi e nuove icone per il tuo standard. C'è il pass battaglia dove ci sono 100 livelli e più fai le sfide più vai avanti di livello. I livelli sono già determinati o sono infiniti? Cioè sono determinati perché sono 100 e quando arrivi al livello 100 sblocchi un personaggio. È molto, cioè lo trovi molto, molto difficilmente lo trovi. E di solito gli altri quando vedono che hai il personaggio di livello 100 ti reputano forte. Ci sono sì, 100 livelli, piano piano ci sono anche delle skin, degli standardi e basta. Con quanti amici giochi in una partita? Puoi giocare da solo, in due o in tre, dipende a volte, sì in tre o in quattro. Se giochi da solo, cioè non ti diverti molto, però se giochi con i tuoi amici, cioè riesci a parlare tramite la chat vocale e potresti comunicare, cioè comunichi e quindi il tuo compagno sa cosa deve fare quando ti deve aiutare. C'è in singolo, in due, e in tre e in quattro, oppure c'è anche una modalità che si chiama creativa e si può giocare anche in 16. Ma voi con quanti amici giocate abitualmente? Io di solito o in due o in tre. Io o in due o in tre o in quattro. Che cosa vi dite tramite la chat vocale? Tipo di solito con i miei compagni dico attenti che ci sono delle persone davanti, state attenti, potrebbero spararci. O se no dico andiamogli addosso così facciamo molti più danni con i fucili a pompa. Ci si può dire
se c'è, se ci sono altre persone che ci sparano, se ci servono armi o bende. Quindi vi raccontate quello che dovete fare nella battaglia, oppure vi raccontate anche le barzellette ogni tanto? Dipende, tipo quando moriamo, facciamo, cioè io quando con i miei amici moriamo, facciamo tipo delle battute intanto che entriamo in partita, cioè ci mettiamo a ridere un po' dicendo boh, sì, anche barzellette. Sì, alcune volte anche quando siamo in partita, tipo ci mettiamo a ballare per ridere un po'. Dimmi una parola che hai italianizzato. Buildato, buildare. Noccato. Dimmi una seconda parola che hai italianizzato. Pushare. Pushare. Perché hai italianizzato la prima parola? Perché, cioè, sta meglio dire le cose in italiano che in inglese. Allora, perché li sento dagli youtuber e lo dicono tutti e quindi ormai si dice così. Si possono anche fare acquisti. In che cosa si investe? Cioè, se tu puoi spendere 10 euro e puoi avere 1000 V-Buck, che sono i soldi per comprare i personaggi nel negozio oggetti o dei balli, o se no anche delle mimetiche per le armi, e praticamente i V-Buck sono il 100 di Fortnite. Si possono prendere i personaggi con i soldi tipo 9,99 euro, che sono 1000 V-Bucks, oppure anche 99,99 che sono 10.000 V-Bucks, eccetera. Qual è l'acquisto più dispendioso che tu hai fatto? Quando ho shoppato, cioè quando ho comprato quello da 24,99 euro per prendermi due personaggi che mi piacciono molto. Una volta ho fatto una card per shoppare da 50 euro. Il gioco è vissuto in prima persona con un personaggio che ti rappresenta. Tu quale personaggio hai scelto e perché? Io ho scelto il personaggio che ho comprato, che mi piaceva molto, che si chiama Omen, che mi ispira molto, visto che a me piace un po' i colori scuri, questo personaggio è nero e grigio. A me la mia skin preferita è Segugio da guerra infuocato, perché allora in pratica sulla testa delle fiamme e mi piace molto. Dimmi un'emozione che provi partecipando a una partita. Allora, quando muoio provo la rabbia e quando vinco cioè, sono molto felice e rido con i miei amici. Allora, quando perdo mi arrabbio sempre, invece quando vinco e faccio vittoria reale con i miei amici ridiamo un po'. Dimmi una seconda emozione che provi. Forse è anche il disprezzo verso altri giocatori, che sono, c'ho anche la gelosia quando io sono più scarso di un altro giocatore e quando trovo quel giocatore che ha sempre quella skin, quel personaggio, io cioè, dico ah no, quello lì è fortissimo, quindi muoio subito. Alcune volte sono anche triste perché quando gioco in singolo, da solo, mi faccio degli amici dentro il gioco, però alla fine mi sparano. Da quanto tempo utilizzi Fortnite? Lo utilizzo da, cioè, quando arriverà settembre di quest'anno, lo utilizzo da 2 anni ed è un gioco che mi piace molto e spero continui ad essere di moda. Io invece gioco da 1 anno. Facendo un resoconto settimanale, quante ore trascorri in media davanti al videogioco? Io di solito gioco più o meno 1 ora 40 minuti al giorno, quindi cioè, gioco 7 ore tipo alla settimana. Io tipo 2 o 3 ore al giorno, però non sempre, quindi su
10 ore al giorno, 10 ore alla settimana. Dimmi una qualità positiva di Fortnite. Che puoi conoscerti nuovi amici tramite la chat vocale. Si possono, cioè si può chiederle amicizie e così hai nuovi amici e puoi giocarci. Avete anche amici di altre nazionalità? Inglesi, cinesi? Io sì, ho un americano che comunico in inglese e ogni volta che mi invita nel suo gruppo io entro sempre perché mi diverto con lui anche se non capisco quasi niente di quello che dice. Io ne avevo uno inglese che era fortissimo e giocavo sempre con lui e cercavo di comunicare in inglese. Quindi è una bella occasione per imparare meglio l'inglese questa. Cioè sì. 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 Dimmi una qualità negativa di Fortnite. Che può crearti dipendenza perché è un gioco su cui tu quando giochi la prima volta e ti piace ci stai molto attaccato dopo. Alcuni anche usano le hack, allora si fanno i soldi e prendono tipo l'automira. E quindi cioè, per me non va bene così perché o tutti o nessuno. Ma c'è un meccanismo in cui Fortnite si blocca oppure dipende solo dalla vostra volontà smettere? Cioè dipende solo dalla nostra volontà perché se tu giochi poi ti annoi e faccio, cioè io per tutta l'estate del 2018 sì non ho quasi mai giocato a Fortnite perché mi ero un po' annoiato, giocavo ad altri giochi. Poi quando è arrivato settembre un mio amico mi ha detto di giocare insieme a lui, io gli ho detto che non giocavo più, poi ho riprovato a giocare, mi è iniziato a piacere, quindi ho continuato a giocare ancora. Sì, alcune volte mi annoio e tipo guardo un po' la televisione e basta. Immagina di essere un genitore. A quale età faresti giocare tuo figlio con Fortnite? Fortnite è da, cioè non per i minori di 12 anni. Cioè io mio figlio, se dovessi farlo giocare a Fortnite, lo farei giocare anche a 11 anni. Sì, anch'io 10 anni. Giocheresti con uno dei tuoi genitori a Fortnite? Cioè io sì, più o meno, perché cioè poi magari mi diverto perché io vedo che tipo sono forte, mio papà è scarsissimo e tipo mi fa oh, ma cos'è quello, cos'è questo? E poi tipo quando muore fa ma che cavolo, e mi metto sempre a ridere. Non vorrei perché dopo continuo a perdere perché sono scarsi. Dai ai tuoi genitori una buona motivazione perché anche loro giochino a Fortnite. Perché secondo me è un bel gioco e potrebbe piacere anche a loro e boh, sì, è un bel gioco. Sì, è perché è un bel gioco e tipo, perché tutti i giorni esce una cosa nuova e quindi glielo consiglio. Consiglieresti Fortnite come disciplina scolastica? Ah certo, subitissimo, sì. Così giochiamo in classe e è più bella la scuola così. Sì. Pensi che si possa imparare? Che si possa imparare tante cose attraverso i videogiochi anche a scuola? Cioè potresti giocare a giochi dove puoi metterti tipo Fortnite, puoi metterti in inglese, quindi imparare meglio l'inglese. Sì, ci sono più lingue che si possono mettere e così si possono imparare. E tu che cosa hai imparato da Fortnite? Io ho imparato a parlare un po' in inglese e che se dico alla prof in inglese buildare, lei si arrabbia. Cioè, sì, l'ho imparato un po' con i miei amici, però alcune volte tipo ridiamo quando parlano perché non sappiamo cosa dicono. Bene, grazie.
Prego, prego. Sheila. Mattias. Quanti anni hai? 44. 14. Cosa fai nella vita? Casalinga. Studente. Qual è il videogioco del momento? Fortnite. Fortnite. Qual è il secondo videogioco più bello? Ah, non esiste. Dopo Fortnite più niente. Brawl Stars. Che tipo di videogioco è Fortnite? Spara tutto. Spara tutto. Cosa devi fare per superare un livello? Uccidere tutti gli avversari. Eliminare più avversari possibili. Ci sono diversi tipi di gioco. Qualcuno ti permette anche di comunicare con i tuoi amici? Le modalità che gioco con i miei figli, no. Le modalità con cui gioco con i miei amici mi permettono di parlare con loro. Con quanti amici giochi in una partita? Se non sbaglio sono massimo 4 giocatori per squadra. I giocatori con cui posso giocare massimi sono 4. Che cosa vi dite tramite la chat vocale? Niente di non lo so. Magari... Non lo so. Niente. Stupidanti. Ci raccontiamo anche barzellette oppure chiediamo se ci sono nemici, se abbiamo bisogno di materiali, colpi. Dimmi una delle parole che hai italianizzato. Killare, fightare. Ed shottare, laggare. Dimmi una seconda parola che hai italianizzato e perché. Buildare, che significa costruire, perché nelle fasi di gioco vanno costruite delle strutture. Shottare, elimino un nemico con col cecchino, comunque delle armi di precisione. Si possono fare anche acquisti, in che cosa si investe? Nelle skin, ma io non ho mai investito perché non è una cosa che mi interessa. Io invece ho investito e ho comprato sì. ho comprato delle skin e i pass battaglia. Qual è l'acquisto più dispendioso che hai fatto? No, io nessuno. 10 euro. Il gioco è vissuto in prima persona con un personaggio che ti rappresenta. Quale personaggio hai scelto e perché? Ho scelto Catwoman, o almeno somigliava a Catwoman perché mi era più simpatico tra gli altri. Io invece la Rocchettara, perché ha uno stile diverso da quelli che si incontrano di solito nel gioco. Dimmi un'emozione che provi partecipando a una partita. Ma mi diverto con i miei figli, non è per altro. Mi diverto con i miei amici. Da quanto tempo utilizzi Fortnite? Ho pochissimo tempo, sarà forse un mese e mezzo. Circa un anno e mezzo. Facendo un resoconto settimanale, quante ore trascorri in media davanti allo schermo? No, è una mezz'oretta a settimana per giocare con i ragazzi. Mezz'ora al giorno. Dimmi una qualità positiva di Fortnite. Ce ne sono? È solo un videogioco, non ha qualità positive secondo me. Io penso che sia per giocare con gli amici, lo uso per questo, non per imparare o ci sono lati positivi. Sei un genitore, a quale età faresti giocare tuo figlio con questo videogioco? Mi
mio figlio, il più piccolo, ha 11 anni e per il tipo di gioco credo che possa giocarci. Ci sono videogiochi peggio, molto peggio di Fortnite, assolutamente. Io penso dagli 8 anni, comunque non è un... ci sono dei giochi che ho io che sono peggio di Fortnite. Tu sei un figlio, giocheresti con i tuoi genitori a Fortnite? Sì, giocherei con i miei genitori. Non è una scelta. E tu, se sei un figlio, giocheresti con i tuoi genitori? Ma perché no? Assolutamente sì. Dai ai tuoi genitori una buona motivazione per continuare a giocare a Fortnite. Ma è un gioco e va preso come tale, quindi deve essere un passatempo, niente di più di questo. Anch'io gioco solo per come passatempo, comunque per divertirmi. Consiglieresti Fortnite come disciplina scolastica? Assolutamente no. No, per niente. Pensi che si possa imparare anche attraverso i videogiochi? Ma alcune cose sì, non con Fortnite in particolare, però ci sono alcuni giochi carini che possono insegnare qualcosa. Sì, la penso anch'io così, che ci sono dei giochi che possono insegnarti qualcosa, questo è più un gioco per divertimento. Che cosa hai imparato tu da Fortnite? Niente, assolutamente niente. Niente, neanch'io. I vocaboli dei giovani forse, il killare, laggare, queste cose qui, niente più di questo. Bene, grazie. 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 Allora Elena, cosa possiamo dire di positivo di questo videogioco? Dalle interviste che abbiamo ascoltato ricaviamo che 1. Videogiocare sviluppa l'intelligenza, la concentrazione e la competizione. 2. Se videogiochi con gli altri, tu entri in contatto con loro. Pensa se dall'altra parte hai un inglese o un cinese, come si imparerebbero facilmente le lingue. 3. Fai esperienza di una community alleata per un obiettivo. Sì, ma è un obiettivo di guerra. E tu che problemi vi trovi? 1. Non ti nascondo che se non ci fosse il timer che mi segnala il tempo, starei attaccato tutto il giorno. C'è il pericolo di un'epidemia di dipendenza dal gioco. Fortnite, infatti, deve il suo successo anche alla capacità di rinnovarsi frequentemente, proponendo sempre nuove sfide e in questo modo sollecitando in continuazione gli sfidanti a giocare. 2. Un altro motivo del successo di Fortnite, che è anche uno dei punti più delicati e pericolosi, è legato al fatto che chi lascia il gioco perde la battaglia, non si può mettere in pausa, il che porta moltissimi giocatori, spesso giovanissimi, a passare ore sul gioco senza riuscire a staccarsene. E lo sai che il problema tocca anche gli adulti, visto che solo nel Regno Unito la dipendenza da Fortnite sarebbe stata citata in più di 200 cause di divorzi. Non è un caso che già lo scorso giugno l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia riconosciuto per la prima volta la dipendenza dai videogame come una malattia. Il che non significa che chiunque giochi sia malato,
ma che servono regole chiare e che vanno fatte rispettare per il bene di tutti. Quindi divertiamoci, ma diamoci regole chiare con i nostri amici e con i genitori. Times coming, better grab your gang and stack up. Load your weapons.